Ora abbiamo un rappresentante dell'Università di Verona, che finalmente anche Verona è con noi. Ce l'hanno fatta, ce la stanno facendo, si sta formando un nucleo anche Verona. E abbiamo Edoardo, studente di giurisprudenza. Buonasera a tutti. Ringrazio Massimo per la presentazione e vi comunico già che è una cosa che non pensavo di fare, nel senso che ho pensato di parlare a voi pochi minuti fa. Come ha detto Massimo, Verona ha cominciato da poco a unirsi. Letteralmente 2 giorni fa sono stato nominato il rappresentante di Verona. Sono qua con un groppo in gola. Groppo in gola per 2 motivi. Primo motivo perché non ho un discorso. Mi hanno preceduto interlocutori incredibili che, nonostante penso la prima volta parlino, hanno portato discorsi che fanno gelare il sangue. Ma vi parlo con un groppo in gola perché personalmente sono una persona che ha paura di esporsi. Sono una persona che difficilmente crea amicizie, difficilmente riesce a comunicare agli altri in maniera seria ciò che pensa. Ma purtroppo penso che sia necessario per me espormi. Nonostante questo, mi espormi sicuramente mi farà perdere altre amicizie. Una cosa fondamentale che insegna la giurisprudenza è l'importanza del contraddittorio. Il principio per cui le parti in processo devono avere la possibilità di esporre i propri pensieri prima di una sentenza. Ma il contraddittorio si è negato, il contraddittorio ci è sempre stato negato. Siamo stati derisi quando abbiamo provato a parlare, ci prendono in giro, ci danno dei fascisti, termini vuoti ormai che vengono usati solo per aizzarci contro chi è dall'altra parte della linea, chi ha deciso di farsi il vaccino. Ho provato a parlare con colleghi di corso che mi hanno dato dell'idiota, scusate il francesismo, ma purtroppo la cosa mi pesa. Compagni che pensavo fossero amici, con cui avrei costruito una carriera lavorativa fino alla pensione, che mi hanno ignorato, mi hanno lasciato da solo. Sono qua perché sono sicuro di non essere il solo, sono sicuro che tra di voi tutti purtroppo hanno percepito questa esperienza. Ma sono qua perché credo che come voi sia importante dare il contraddittorio, sia importante parlare, sia importante esprimere e far capire che non siamo persone che cercano la violenza. Cerchiamo di svegliare le persone, fargli capire che questa situazione tutto sommato non è così normale. E mi stupisce che studenti di giurisprudenza lo ignorino. Quello che voglio cercare di fare adesso... Grazie. Quello che voglio cercare di fare adesso non è tanto parlare a voi, perché voi siete qua, voi manifestate, voi avete il coraggio di esporvi dai volti pari. Voglio parlare ai colleghi che si sono vaccinati e che non si sono vaccinati, che stanno a casa, che magari hanno paura di esporsi, che non vanno alle manifestazioni, che non entrano nei gruppi di Telegram, che magari parlandone con gli altri si dicono: oh, assolutamente pro vaccino, assolutamente pro Green Pass, il Green Pass è la cosa migliore che sia capitata. Ragazzi, non siete soli, non abbiate paura di esporvi. Studenti di giurisprudenza, soprattutto, dovete essere in grado di parlare davanti agli altri, dovreste essere in grado di esprimere ciò che pensate, ciò che ritenete che sia giusto, perché uno studente di giurisprudenza non studia per il lavoro, studia per la protezione dei diritti dei compagni, dei colleghi, studia per la protezione dei diritti che spesso vengono ignorati. Quindi sono qua, rappresento Verona e ringrazio i colleghi che mi hanno dato la fiducia, nonostante non sapessero che dovessi parlare, ma che mi hanno dato la fiducia di rappresentarli e spero di aver fatto un buon lavoro. Vi dico che l'Università di Verona c'è, dico ai colleghi di Verona: ci siamo. Siamo pochi per ora perché molti hanno paura di unirsi a noi, ma appena farete il primo gesto vi accoglieremo a braccia aperte come tutti gli altri studenti nei movimenti dell'Italia, perché nonostante tutto dobbiamo continuare a lottare. Grazie mille.